Perché fotografare analogico oggi? Perché fotografare analogico oggi? Perché fotografare analogico oggi? Perché fotografare analogico oggi? Perché tanto siamo tutti chiusi in casa. Ciao persone, benvenute a questo breve basilare corso di fotografia analogica dallo scatto alla stampa. Sono Sara Postoli. Sono un perito chimico con una laurea in scenografia e faccio la fotografa. Mia assistente. Questo è il video numero 3. La zona rossa. Non ce la faccio più. In questa terza fase ci occuperemo della stampa che si ottiene per ingrandimento. Quindi, se riuscite a costruire una piccola camera oscura fissa a casa vostra, bene, altrimenti vorrà dire che sarà nomade. Praticamente passiamo dal negativo alla carta fotografica. Vediamo come. Tutto quello che vi serve per creare la vostra zona rossa. Prima di tutto vi serve sapere basicamente come funziona il meccanismo. In pratica, un ingrandimento su carta si ottiene inserendo il negativo, la pellicola, all'interno di una macchina chiamata ingranditore, che proietta tale immagine su un piano base, su cui se appoggiamo una carta fotografica sensibile alla luce, la nostra immagine da negativa diverrà positiva, diventando, alla fine di un processo di sviluppo in tre fasi, visibile ai nostri occhi. La dimensione di questo ingrandimento lo decido muovendo questa manopolina. Più alzo la testa, più naturalmente la fotografia sarà grande. Il tutto naturalmente bisognerà poi aggiustare con la messa a fuoco. Perciò, per fare un ingrandimento come questo, scatto in 35 mm, vi serve un ingranditore. L'ingranditore. L'ingranditore è sicuramente la star della camera oscura, senza il quale non possiamo ingrandire le nostre pellicole. Ce ne sono di tantissimi tipi, in realtà funziona come una macchina fotografica, ma al contrario. Se la macchina fotografica prende un'immagine positiva e la trasforma in un negativo, quello che fa l'ingranditore è trasformare il negativo in un'immagine positiva su carta fotografica. La possibilità che ci dà è quella di ottenere decine di stampe completamente diverse a partire da un singolo negativo. Un buon ingranditore deve essere robusto, quindi fatto di materiali resistenti, deve essere solido, per cui appoggiato su un piano base, su un tavolo che non sia traballante. Ogni microvibrazione infatti è nemica della messa a fuoco della stampa analogica. Deve essere omogeneamente luminoso, la lampada presente all'interno della testa deve illuminare molto bene tutta la base dell'ingranditore allo stesso modo, quindi gli angoli tanto quanto il centro dell'immagine. E la sua testa deve essere impermeabile alla luce. Ciò vuol dire che una volta accesa la lampada non deve esserci nessuna dispersione di luce all'interno della testa. Come è composto un ingranditore? Da un piano base, una colonna, che è questa, una testa, la testa dell'ingranditore, che comprende la luce che sta all'interno, il condensatore, che è questo, che è una cosa di questo tipo, che serve appunto per condensare la luce che viene dalla testa fino all'ottica, il cassetto porta negativi, l'obiettivo, la manopola di messa a fuoco e quest'altra manopola invece che serve per alzare e abbassare la testa dell'ingranditore. Controllate prima dell'acquisto che il vostro ingranditore abbia e sia dotato di questo filtro di luce rossa, perché è molto importante sia per la stampa dei provini a contatto che per la stampa vera e propria. Esistono tanti tipi di ingranditori, come vi dicevo prima, alcuni possono ingrandire un solo formato di pellicola, altri invece sono multiformato. Questo che abbiamo qui oggi, infatti, è un ingranditore multiformato. Possiamo ingrandire con questo sia pellicola 35 mm, quindi 24x36, e sia pellicola invece medio formato, 6x6. Come facciamo a fare questo? Lo possiamo fare cambiando il condensatore che c'è qui e l'ottica. Se voglio passare da un formato all'altro, devo sempre cambiare le due cose. Di ottiche ce ne sono di tantissimi tipi. Le migliori sono le Rodenstock e le Schneider. Cosa molto importante da sapere è il tipo di ottica che serve per stampare il negativo di partenza. Perché a seconda della grandezza, della dimensione del negativo, dovrò utilizzare un'ottica differente. Perché altrimenti non riuscirò a mettere a fuoco sul piano base del mio ingranditore. È proprio una questione meccanica di come è formato l'ingranditore stesso. Per stampare una pellicola 24x36 mm, quindi quello che noi chiamiamo basicamente 35 mm, ci serve un obiettivo 50 mm. Per stampare una 6x6, quindi una medio formato, ci serve un obiettivo 80 mm. Per stampare invece
formati più grandi, come per esempio il 6x9, ci serve un obiettivo da 105 mm. Altra cosa che vi potrebbe servire, a seconda poi di come sarà il vostro ingranditore, l'ingranditore che recupererete, sono i filtri del contrasto. Che carini che sono questi filtri! Il mio ingranditore ha una tipologia a contrasto variabile. Questo vuol dire che i filtri, questi che vi sto mostrando, li ha già all'interno della testa. Se non dovesse essere così, invece, dovete recuperare questi filtri dell'Ilford. Ce ne sono appunto di varie numerazioni. Ogni numerazione ha il suo colore. Dovranno essere inseriti tra la lampada e il condensatore all'interno della testa, in modo che possa arrivare la luce sull'ottica con il contrasto da voi scelto. Più il contrasto è alto, naturalmente, più sarà forte. Quindi questo è il contrasto più alto e questo è il contrasto più basso. La lampada dell'ingranditore può essere accesa con un interruttore, con un semplicissimo interruttore, però è molto meglio ed è molto più professionale se la stessa viene collegata ad un timer. Un timer tipo questo, che è meccanico, è super vecchio, ma funziona da Dio. Con diversi tipi di bottoncini posso decidere il tempo di esposizione della lampada. Altro oggetto utile ma non indispensabile è il marginatore, che è questo attrezzo qui. E ce ne sono di varie dimensioni, questo qua per esempio è un 18x24 e serve per fare dei tagli precisi nella carta fotografica e anche per fare quelle fotografie che hanno l'elegante bordino bianco. Prima di iniziare ad ingrandire il nostro scatto e quindi a stampare, la cosa più importante da fare è scegliere la carta. La scelta della carta. Allora, aspetta, grandi linee, vediamo, eh. Ci sono due macro categorie di carta fotografica, la baritata e la politenata. Al giorno d'oggi sono tutte a contrasto variabile e quindi vuol dire che il contrasto lo decido io all'interno della testa dell'ingranditore. Ce ne sono di tanti tipi, a superficie opaca, semi-opaca, brillante, con toni caldi, con toni freddi, su un cartoncino più o meno spesso, però diciamo le due macro categorie che vi possono interessare sono baritata e politenata. La carta fotografica sensibile alla luce funziona più o meno come una pellicola fotografica, solo che funziona in positivo e non in negativo. E l'emulsione di sali d'argento è stesa non su una plastica ma su una superficie di carta. La differenza chimica tra la baritata e la politenata è che tra l'emulsione di sali d'argento e la carta, nella baritata c'è anche uno strato di barite, mentre invece nella politenata c'è uno strato di polietilene, praticamente della plastica. A livello meccanico hanno una resa un pochino diversa, sia nei toni del grigio sia nella resa cromatica finale. Se siete alle prime armi, naturalmente vi consiglio di utilizzare la carta politenata, che tra l'altro sarà la stessa che useremo poi nella fase pratica di questo terzo episodio, perché prima di tutto è più economica e quindi spendete meno. E poi non dovete aver bisogno di macchinari specifici come smaltatrici, eccetera, tant'è vero che questa si lava velocemente, si asciuga altrettanto velocemente e si presenta diritta. A differenza invece della carta baritata, che è più costosa e ha bisogno di macchinari specifici per la stiratura. Inoltre la baritata ha bisogno di tempi di lavaggio molto molto più lunghi. Se non avete un ingranditore, l'unica cosa che potete fare con i vostri negativi è fare la stampa a contatto. Una stampa a contatto è una cosa di questo tipo ed è il risultato del contatto tra la superficie fotosensibile della carta fotografica e la nostra pellicola, impressionati da una luce. Praticamente è il positivo del nostro negativo ed ha la stessa identica dimensione, per cui se vorrò fare una stampa a contatto di una pellicola come questa, quindi 6x6, sappiate che il massimo della stampa, dell'ingrandimento che potete ottenere è questo, 6x6. La stampa a contatto infatti non si fa tramite l'ingranditore, ma si fa utilizzando una semplice lampada bianca, quindi la potete fare anche in casa vostra senza nessun problema, senza per forza avere comprato un ingranditore. Più grande è il negativo, più grande sarà la stampa a contatto. Questo provino a contatto ci permette di osservare molto bene i nostri scatti, sia nel contrasto che nell'esposizione, per scegliere quelli più belli da stampare. Per stampare un provino a contatto quindi ci serve una lampada bianca,
una lastra di vetro grande almeno 25x35 cm e poi tutto quello che serve per la stampa vera e propria, almeno 4 vaschette, il termometro, i chimici, la carta fotografica formato A4 come questa e la lampadina rossa o più lampadine rosse. Disponete sul tavolo di fronte a voi almeno 4 vaschette di plastica grandi come un foglio A4 e preparate le diluizioni dei chimici esattamente come abbiamo fatto nell'episodio numero 2 per lo sviluppo della pellicola. Per la stampa utilizzeremo PQ Universal dell'Ilford, che va bene per tanti tipi di carte fotografiche, come rivelatore, Ilfo Stop come bagno di stop e Rapid Fixer come fissatore. Questi erano quelli che avevamo usato per le pellicole. L'unica cosa diversa è il PQ Universal, che è solo per le carte, perché vi ricordate l'altro invece era solo per pellicole. Quindi nella prima bacinella ci metteremo il liquido di sviluppo, il rivelatore, nella seconda il bagno di stop, nella terza ci metteremo il fissatore, nell'ultima ci metteremo dell'acqua. Ricordatevi che va tutto fatto sempre a 20 gradi, per cui prendete il vostro bel termometro e misurate. Il range di temperatura deve essere al massimo dai 18 ai 23 gradi, 22 gradi. Ora, dopo aver oscurato le finestre da possibili entrate di luce, prendete il vostro rullino sviluppato e archiviato in strisce da 6 nel foglio di plastica trasparente e mettetelo con la parte opaca verso il basso. Prendete la vostra pellicola, estraetela, osservate qual è delle due la parte più lucida e quella invece più opaca. Questa è la parte lucida e questa è la parte opaca. Quella più opaca andrà messa sull'ingranditore appoggiandola così verso il basso, la parte opaca sotto, la parte lucida sopra. Io userò la lampada dell'ingranditore, ma se non l'avete una lampadina luce bianca andrà benissimo. Bene, ora spegnete la luce bianca, accendete quella rossa, perché d'ora in avanti saremo in zona rossa. Ora che non ci vedete quasi niente, prendete il vostro pacco di carta fotografica in formato A4 ed estraete un foglio. Io ho scelto la carta del FOMA perché è economica e va benissimo per i provini a contatto. Estraete quindi un foglio e ricordatevi sempre di rimettere tutto il resto della carta all'interno del pacchetto e chiudere benissimo, perché poi se no la carta si brucia quando andrete ad accendere la luce, per cui è un'operazione noiosa ma che va fatta ogni volta, mi raccomando. Mettete il foglio sulla base del vostro tavolo sotto il foglio di archiviazione trasparente con le pellicole, mettendo la parte più lucida verso l'alto a contatto con il foglio di archiviazione trasparente con dentro le pellicole, che invece dovranno avere, come vi ho detto prima, la parte opaca verso il basso. Quindi le due emulsioni devono essere a contatto e coprite tutto con la lastra di vetro. Poi infornate tutto a 180 per 20 minuti e buon appetito! Ora accendete la lampada per X secondi. Il numero dei secondi lo decidete a seconda dei vostri scatti. Se gli scatti sono sottoesposti e quindi il rullo risulta chiaro come questo, avremo bisogno di 2 secondi di luce. Se invece avremo un rullino esposto correttamente come questo, avremo bisogno di 3 secondi. Se invece avremo un rullino sovraesposto e quindi che apparirà così scuro, avremo bisogno di almeno 4 secondi. Perché se abbiamo un rullino così scuro, c'è bisogno di più tempo d'esposizione alla luce rispetto invece a un rullino così chiaro. Se non ho il timer, naturalmente conto 101, 102, 103. E poi spengo la lampada bianca. Ora, alla luce rossa, estraggo il foglio e secondo le istruzioni contenute nel pacco della carta, inserisco il foglio velocemente dentro la prima vaschetta contenente il rivelatore, facendo sì che il liquido copra tutto il foglio e agito in questo modo per almeno un minuto. In questa fase avviene la magia della stampa e infatti vedrete comparire la vostra immagine. Trascorso il tempo necessario con la pinza numero 1, ogni vaschetta deve avere la sua pinza e non devono essere mai scambiate per non inquinare i liquidi, prendo il foglio per un angolino e lo sgocciolo e lo inserisco nella seconda vaschetta contenente il bagno di stop per 15 secondi. Mescolo sempre nello stesso modo
e poi con la pinza numero 2 prendo sempre il foglio per un angolino, lo sgocciolo bene e lo passo nella terza vaschetta contenente il fissatore per 30 secondi, agitando sempre come nelle prime due. L'ultimo passaggio, passati 30 secondi, è il risciacquo in acqua, quindi prendo con la terza pinza l'angolino del foglio e lo inserisco nella vaschetta, una vaschetta di acqua. Per il lavaggio servirebbe dell'acqua corrente, quindi se posso metto la mia stampa per 2 minuti sotto l'acqua corrente. I tre chimici hanno la stessa funzione che avevano per lo sviluppo della pellicola, quindi faccio come Paganini e non ripeto. Dopo aver lavato la stampa, appendetela ad asciugare con una piccola molletta, facendo sì che la molletta prenda proprio l'angolino in modo da non rovinare la stampa, e lasciatela asciugare per almeno 5 minuti. Dopodiché potete finalmente osservare il vostro provino a contatto e scegliere le stampe da fare. E sulle carte di stampa non viene indicata la sensibilità, perciò l'esposizione la calcoliamo non attraverso dei calcoli matematici, ma attraverso un sistema empirico, in pratica a sentimento. Il procedimento in realtà è molto semplice e si migliora con la pratica continua, che si fa poi esperienza. Ora prendiamo il negativo e lo mettiamo nel portanegativi. Andiamo a scegliere la misura dell'ingrandimento alzando la testa dell'ingranditore sulla colonna, mettiamo a fuoco con la manopola apposita, aprendo tutto il diaframma e utilizzando il focometro, che è uno strumento molto utile per riuscire a vedere se la messa a fuoco sul piano base dell'ingranditore è davvero perfetta. Dopodiché decidiamo il valore del diaframma dell'obiettivo e il contrasto desiderato e ci prepariamo per strampare un provino scalare. Il provino scalare è una striscia di carta che appoggiamo sulla base dell'ingranditore e che ci aiuterà a trovare il tempo di esposizione corretto in grado di darci la stampa così come la immaginiamo. Il contrasto in stampa lo decido a seconda dei casi. In generale vi posso dire che se ho un negativo già molto contrastato, e lo posso vedere proprio sul provino a contatto, generalmente utilizzo dei numeri di contrasto molto bassi, come potrebbe essere un 2 o un 3, in generale per bilanciare un po' la mancanza di grigi presente nel negativo. Viceversa, se invece ho un negativo poco contrastato, per andare a dargli un pochino più di nero e di bianco, salirò con il numero del contrasto, stando su un contrasto almeno 4,5, addirittura 5. Con il negativo che ho scelto utilizzerò un contrasto pari a 4. Non è un contrasto troppo forte, in modo che le luci già contrastate del mio negativo risultino troppo bianche, ma non è nemmeno un contrasto troppo debole, perché non mi interessa vedere troppi grigi all'interno di una fotografia che già volevo in scatto contrastata. Questo l'ho spiegato proprio benissimo, guarda, sono stupita di me. Questo qua adesso è difficile da capire, non confondetevi, eh. Per scegliere l'apertura del diaframma mi regolerò sull'esposizione della pellicola. Per le pellicole chiare, perciò sottoesposte, utilizzerò dei diaframmi chiusi, mentre invece per le pellicole scure, perciò sovraesposte, utilizzerò dei diaframmi aperti, sempre per il fatto che dicevamo prima che la pellicola scura ha bisogno di più luce della pellicola chiara. Un'altra cosa che però devo tenere da conto è l'ottica che monta il mio ingranditore. Se sono riuscita a recuperare una buona ottica come la Rodenstock o la Schneider, potrò utilizzare delle ottiche chiuse, perché le ottiche chiuse mi permettono di essere molto più dettagliate, mentre invece le diaframmi aperti mi fanno perdere un po' di dettaglio. Certo è che se ho una cattiva ottica, quindi un'ottica economica, allora sarà meglio che io tenga il diaframma più aperto, perché altrimenti facilmente riuscirò a stampare più la polvere che non il mio negativo. Quindi se la mia ottica fa un po' cacare, apro tutto il diaframma e me la gioco con il tempo d'esposizione. Ad ogni modo, nell'ingranditore, come nelle macchine fotografiche, il tempo di esposizione e l'apertura del diaframma vivono un rapporto di reciprocità. L'apertura del diaframma che ho scelto, visto che la mia è un'ottica buona, un 50 mm molto buono della Schneider, sarà di 11. 11 perché mi permette di ottenere un buon dettaglio all'interno della stampa. E diaframma che al limite cambierò se il mio provino scalare mi darà delle tempistiche davvero troppo lunghe. Attaccato al mio ingranditore ci sarà il timer. Timer che accende e spegne la lampada quando da me indicato. Una volta scelto l'ingrandimento,
che nel mio caso sarà un 18x24 cm con un piccolo bordo bianco, spengo la luce bianca ed attivo la zona rossa. Per estrarre un foglio di carta, di cui taglierò una piccola striscia, che sarà poi il mio provino scalare. Dopo aver rimesso la carta nella busta per evitare che si bruci con la luce bianca quando la riaccenderò, vado ad appoggiare la mia striscia sulla base dell'ingranditore in un posto tattico per l'immagine. Quindi appoggio il mio provino scalare sulla base e lo copro con un cartoncino nero, tenendo scoperta solamente la parte iniziale. Imposto il tempo sul timer, un tempo che dovrà essere divisibile per 2 o per 3 o per 4. Tolgo il filtro di luce, della luce rossa, attivo il timer e accendo l'ingranditore. I secondi andranno contati a mente, per cui conterò 101, 102, 103, sposterò il cartoncino, 104, 105, 106, sposterò il cartoncino e via dicendo fino a 12 secondi, quando la lampada si spegnerà. Alla fine avrò una striscia di carta che avrà 4-5 zone d'esposizione, tra cui potrò scegliere quella che fa più a caso mio. Questa striscia è il nostro provino scalare. Qui saranno 12 secondi, 9, 6, 3, 0. Se la osserviamo bene possiamo vedere che quella 9 è quella migliore. Però posso anche notare che ha dei grigi un po' troppo intensi, quindi in stampa potrei anche decidere di non stampare a 9 secondi, ma per esempio a 8 o a 8 e mezzo. In maniera empirica, a sentimento. La stampa è una questione anche di compromessi tra il diaframma, la nostra ottica, l'esposizione, il tempo di esposizione, eccetera. Ed è qualcosa anche di molto divertente da fare a livello manuale, quindi divertitevi a trovare il tempo di esposizione e il diaframma corretto per il vostro tipo di stampa. Perché faccio il provino scalare? Perché in questo modo vado a risparmiare un sacco di carta. La stampa! Finalmente possiamo stampare il nostro negativo. Dopo aver appurato che il contrasto ci soddisfi e dopo aver fatto uno o due provini scalari per trovare il nostro tempo di esposizione, possiamo scegliere la carta e andare a posizionarla sulla base dell'ingranditore. Io per questa stampa ho scelto una carta politenata multigrade dell'Ilford con una mini satin della misura 18x24. Per cui spengo la luce bianca, accendo la luce rossa, attivo il filtro rosso, verifico che diaframma, contrasto e timer siano impostati sul tempo di esposizione scelto ed estraggo il foglio di carta dal pacchetto. Una volta estratto lo appoggio all'interno del marginatore con la parte lucida verso l'alto. A questo punto attivo il timer, tolgo il filtro rosso dall'ottica, la luce si accenderà per la tempistica che noi abbiamo scelto. Una volta spenta la lampada dell'ingranditore, prendiamo il foglio cercando di non spiegazzarlo e lo facciamo passare nelle vaschette con i chimici, rivelatore, bagno di stop e fissatore, con la stessa identica tempistica utilizzata prima, perché anche prima avevamo utilizzato una carta politenata molto simile, anche se di una marca diversa. Perciò avremo un minuto di rivelatore, 15 secondi bagno di stop, 30 secondi per il fissatore. Infine andremo a lavare la stampa sempre con acqua corrente per almeno 2 minuti. Una volta ben lavata, la appenderemo con una molletta ad asciugare. Se osserviamo la stampa che abbiamo effettuato, possiamo notare che ad un lato della stampa c'è un puntino bianco, si vede? Qua. Questo puntino bianco è un granellino di polvere. Se la stampa è per noi e non ce ne frega niente, ce la teniamo così, altrimenti la rifacciamo andando a pulire il vetrino porta negativo o il negativo stesso, tra cui probabilmente si è fermato un granellino di polvere. Poi possiamo infilare la nostra stampa in una bella cornicetta. Per ovvie ragioni tecniche, questo corso base non ha potuto essere esaustivo in tutto e per tutto. Perciò, se avete delle curiosità, delle domande, scrivetemi dei commenti qui sotto oppure seguitemi sui miei canali, sia Instagram che YouTube, dove pubblicherò prossimamente anche degli approfondimenti sulla questione dell'analogico. Se poi vorreste diventare delle Super Saiyan o dei Super Saiyan della fotografia analogica, contattatemi per un corso personalizzato. Ciao a tutti, in culo alla zona rossa, vi abbraccio focosamente!
Possiamo far venire la micia! La micia! Vi saluta anche la micia!